Ok ragazzi, allora provo a fare questa registrazione, provo a usare questo programma e parlo di ormoni, enzimi, additivi e li trovate a pagina 73 e 74 del libro. Quindi ragazzi, abbiamo visto tutti i foraggi, tutti i concentrati, compresi i sottoprodotti, prima di passare a valutare gli alimenti, come sono gli alimenti, come possiamo paragonare tra loro gli alimenti come valore nutrizionale e arrivare poi a fare la dieta vera e propria, vediamo questi ultimi ormoni, enzimi e additivi. Che cosa sono? Allora, gli ormoni, normalmente io questa slide la proietto in terza quando parliamo delle ghiandole endocrine, e gli ormoni sono sostanze che sono prodotte da queste ghiandole endocrine e poi vengono portate nel sangue. E qui a destra vediamo tutta una serie di ghiandole endocrine, per esempio la tiroide oppure le ghiandole sessuali. E qui ragazzi trovate gli effetti degli ormoni sessuali, sono molto forti. Qui troviamo persone transessuali che hanno subito quindi un cambiamento di sesso. Trovate questa bionda, è la figlia di Cher, somiglia anche un po', a parte che è bionda, è diventata un uomo. Questo ragazzo è diventato una ragazza, quest'uomo è diventato una donna, questa ragazza è diventata un ragazzo. Vedete che gli effetti sono molto forti. Compare proprio la barba, o va via del tutto la barba, oppure compare. Quindi sono responsabili gli ormoni sessuali dei caratteri sessuali secondari. Qui li ho messi tra virgolette, ragazzi, cioè ci ho un po' scherzato sopra, lo sapete, sono fissato con gli Avengers. Qui sono i supereroi, quindi Thor, Hulk, Iron Man e Capitano America, che grazie a un'applicazione, non credo che sia di Instagram, me lo saprete dire voi, vengono trasformati nell'altro sesso. Un altro ormone, ragazzi, per farvi l'esempio di quanto siano importanti, sono gli ormoni tiroidei. Io normalmente ne parlo in terza. Quando parlo delle bovine da latte che hanno gli occhi un po' in fuori perché hanno un elevato metabolismo della tiroide che consente queste grandi produzioni di latte. E qui vedete una persona sana, a destra una persona affetta da ipertiroidismo, quindi gli occhi sono a palla, sono in fuori e il collo diventa più ingrossato. E a livello normativo, ragazzi, abbiamo delle direttive, quindi vi ripeto la differenza fra direttiva e decreto legislativo. La direttiva è emanata dall'Unione Europea e dà delle linee guida. Poi queste linee guida devono essere recepite dallo Stato membro per essere applicate. Quindi in Italia la direttiva deve essere recepita, deve essere fatto un decreto legislativo per regolamentare in maniera precisa questa direttiva. Allora, nel libro si parla, se non sbaglio, ne parlava soltanto additivi, ormoni, si fermava a quella del 96, si fermava alla direttiva del 96, però sono andato a cercare e ce ne sono altre del 2003 e del 2008. Non mi importa sapere il numero, ma mi importa la data. Quindi l'ultima è di 12 anni fa. E dice che non è consentito l'uso di tireostatici, estrogeni, androgeni e beta agonisti. Allora, tutte queste sostanze, allora, l'effetto sulla tiroide lo vediamo, estrogeni e androgeni sono sessuali e questi beta agonisti servono sempre sul metabolismo, comunque sul metabolismo delle proteine dei muscoli. Comunque ragazzi, tutti e quattro questi ormoni sono vietati e sono usati solo per scopo terapeutico, servono per rallentare in un modo o nell'altro il metabolismo e favorire l'accumulo di proteine e carne. Questo è un po' quello che succede. Un esempio di beta agonista possono essere quelli che vengono usati quando chi fa palestra, chi fa bodybuilding,
si chiamano anabolizzanti perché servono per creare proprio la muscolatura. E gli effetti, ragazzi, gli effetti indesiderati sono tanti. Quindi un eccesso può portare alla ginecomastia. Vi sarà capitato di vedere sul mare bambini un po' cicciottelli con questo seno pronunciato. È dovuto, non sempre, ma la maggior parte dei casi, è dovuto alla presenza di ormoni sessuali e quindi i bambini sono un po' femminizzati. Però allo stesso tempo c'è un anticipo anche della pubertà e quindi si entra nella fase di sviluppo qualche anno prima e sembra che sia dovuto alla presenza di ormoni nella carne. È consentita la prostaglandina e il progesterone che sono usati per la sincronizzazione dei calori, perché lì è riportata, vedete da dietro la fecondazione di una, di due, di una, di due fisone. Ovviamente, ragazzi, quando dobbiamo produrre latte, dobbiamo fare in modo di, cioè dobbiamo produrre latte, quindi dobbiamo ingravidare la vacca, in genere in maniera artificiale, poi avviene il parto e a quel punto avviene la lattazione. E maggiore è la sincronizzazione degli animali, maggiore e uniforme sarà l'allattamento. Gli enzimi, ragazzi, in questa immagine mi si faceva tanto, mi sembrava molto chiara. Vediamo, l'enzima è questa parte grigia e praticamente enzima e substrato si legano come se fosse la chiave in una serratura. Poi a quel punto l'enzima crea questa trasformazione e si tolgono i prodotti, quindi i prodotti sono diversi dalle sostanze di partenza. Quindi l'enzima funziona da catalizzatore, serve per favorire una reazione. Alcuni esempi sono Totti e DASH-POTS. Gli enzimi sono sostanze che permettono, per esempio, di avere il bucato più bianco, quindi attaccano il grasso e creano quindi il bucato più pulito. In zootecnia sono usati, qui vi ho trovato l'Enzymix, sono batteri che vengono aggiunti agli alimenti, che quindi questi enzimi di questi batteri favoriscono la digestione. Ovviamente avete visto nei ruminanti cosa sono in grado di fare i batteri con i loro enzimi. E quindi è lo stesso, per esempio, in un monogastrico che ne ha meno di batteri, gli enzimi favoriscono quindi la digestione. E poi finisco, ragazzi, con gli additivi. Additivo è la prima cosa che ci viene in mente, vi ho messo il più, aggiungere qualcosa. È una sostanza, un microorganismo o un preparato che normalmente non si consuma da solo e che viene aggiunto, quindi addizionato, per diverse finalità. E vi ho riportato lo schema del libro, la tabella del libro, con ogni calore vi ho messo una finalità. Quindi additivi tecnologici, organolettici, nutrizionali, zootecnici, coccidostatici e istomonostatici. I tecnologici, ragazzi, servono per ottenere prestazioni diverse proprio a livello di tecnologie alimentari. Per esempio, per conservare un alimento, per evitare che questo si ossidi, prendete la mela, la tagliate, sta all'aria aperta, diventa nera. E in genere, se ci mettete per esempio il succo di limone, quando si fa la macedonia, la frutta rimane chiara. Gli emulsionanti sono quelli, viene in mente la lecitina di soia, che consentono di creare proprio un'emulsione, per esempio fra acqua e olio, che tendono a non mescolarsi. In questo modo gli emulsionanti favoriscono questo utilizzo, quindi è utilizzato nel caso di aggiunta di grassi nella dieta, perché sappiamo che i grassi sono molto calorici, quindi in poco spazio ne possiamo aggiungere grassi. E poi ne abbiamo tanti altri, senza andare troppo nel particolare. Gli organolettici, ragazzi, l'etimologia vuol dire percepiti dai sensi, organo, letti, percepiti dai sensi, quindi sui cinque sensi ve li ho messi lì e i più importanti sono coloranti e aromatizzanti. Gli aromatizzanti abbiamo visto tutto ciò che deriva tutto ciò che deriva dai sottoprodotti della birra, dell'industria, per esempio quando abbiamo le barbabietole da zucchero, oppure abbiamo la parte del vino, distillerie, sono tutte sostanze dolciastre, oppure della birra,
tutte sostanze dolciastre, un po' alcoliche, che favoriscono, quindi sono appetizzanti, quindi danno aroma, profumo. Colore, ragazzi, anche il colore influenza, perché noi andiamo a comprare un prodotto perché ha un determinato colore, siamo attratti. L'animale, se vede qualcosa di scuro, brutto, magari lo mangia meno. Se vede un foraggio più chiaro, quindi gli ricorda di più l'erba verde, magari ve lo mangia più volentieri. Nutrizionali, ragazzi, ne abbiamo parlato tantissimo all'inizio dell'anno, quindi vitamina, elementi, amminoacidi e poi si aggiunge anche l'urea per favorire l'apporto di azoto. E zootecnici abbiamo promotori della digestione per la flora intestinale, per l'ambiente e quindi anche questi sono usati prettamente nell'ambito delle produzioni animali. Mentre quest'ultima tipologia sono delle sostanze per evitare, per prevenire questi problemi di queste due malattie, coccidiosi e istomoniasi. Sono dovute entrambe a un protozoo, e qui vi ho riportato l'immagine di diverse tipologie di protozoi, che quindi sono pluricellulari e appartengono diciamo, al regno dei protisti, i pluricellulari, e normalmente attaccano i volatili, creano patologie soprattutto nei volatili. E qui vi ho riportato alcuni additivi, così tanto sono quelli che noi vediamo negli alimenti che mangiamo. Se andiamo a vedere, troveremo E più un numero. Abbiamo per esempio i coloranti da E100 a E199. Quindi vedete giallo, arancione, rosso, blu, verde, marrone, conservanti. E guardate, per esempio, nitrati, nitriti, i lattati, quindi l'acido lattico. Guarda caso, quando abbiamo studiato gli insilati, è proprio l'acido lattico che crea questa acidità e conserva l'insilato. Viene aggiunto anche il propionato, anche acidi propionici. Oppure, per esempio, antiossidanti, guardate, abbiamo acido citrico, oppure vitamina C. E poi ce ne sono tanti altri. Quindi diciamo, queste poche slide e pagina 73 e 74 abbiamo così un'idea di cosa sono sia ormoni, additivi e enzimi. Ok?